Lasciatemelo dire, per me è la decima volta che salgo su questo palco per aprire i lavori di Passaggi Festival. Oggi si inaugura Passaggi Festival. Passaggi Festival ormai è diventato di casa qui a Fano, un evento di cui Fano non può più fare a meno. Beh, è un appuntamento importante, un'eccellenza della nostra città, è diventato sempre più punto riferimento. Siamo all'undicesima edizione, ma devo dire come se fossero 20 e 30 per come è cresciuto. È molto apprezzato dalla città, dai fanesi e dalle tante persone che vengono anche da fuori Fano. Un evento di cultura, di opinione, di saggistica, un grande momento. La regione è sempre a fianco degli eventi culturali, di Passaggi in particolare. Passaggi è un evento straordinario che abbiamo la fortuna di avere nella nostra regione Marche, quindi noi come regione abbiamo sempre sostenuto e continueremo a sostenere Passaggi Festival. Porto i saluti dell'assessore Chiara Biondi e l'assessore alla cultura che purtroppo oggi non può essere qua, ma il successo di Passaggi ogni anno è in crescendo e quindi posso senza ombra di dubbio dire che Passaggi è la manifestazione più importante del settore nella regione Marche, quindi il sostegno c'è e continuerà ad esserci e ci auguriamo che continui a rimanere nelle Marche perché porta le Marche in giro per l'Italia e attrae tanti turisti e non solo qua nella nostra regione in un periodo che comunque non è ancora di altissima stagione. Ma oltre al valore turistico, la cosa più importante è il valore culturale che questa manifestazione porta nella nostra regione.